Minuto 90, amici Strancandidi, bentrovati sul canale che si sta completando. Minuto 90, 90 come la paura che c'è stata nella prima mezz'ora della gara del Napoli e Lezio Scida contro il Crotone, con la squadra di Stroppa che ha provato a mettere in difficoltà in diverse occasioni i nostri ragazzi, che hanno tenuto bene senza scomporsi più di tanto, hanno provato a capire. Attenzione, attenzione, Petagna! Neanche il tempo di analizzare quello che è successo nella gara di questa sera, che finalmente il buon Petagna la butta dentro, anche perché era uno dei temi della serata, il mancato gol di Petagna, che invece puntualmente arriva al minuto 91. Allora, bella azione, recupero palla su un possesso errato del Crotone. Dries la recupera, l'appoggia per Andreone Azzurro. L'Andreone Azzurro che finalmente la picchia dentro. Questa sera partito da titolare. Dicevamo, una prima mezz'ora dove il Crotone ha cercato di mettere in difficoltà gli azzurri senza riuscirci. È squillato un campanellino d'allarme dopo pochissimi minuti con l'ammonizione di Koulibaly, che non è riuscito a tenere Messias, e giocare 90 minuti con un'ammonizione sul capone è sempre qualcosa di molto complicato. Napoli che però viene fuori con il possesso, con il dialogo che questa sera c'è stato tra i vari reparti, diverse occasioni, un paio, una abbastanza clamorosa, dicevamo, di Petagna che se la sbrana tu per tu con Cordaz. Poi arriva la meraviglia di serata, tunnel di Zielinski a centrocampo, apertura per Lorenzo, Lorenzo che si accentra destro a girare, una meraviglia che ci permette di andare al riposo sul vantaggio di 1-0. Pochi minuti della ripresa, arriva un rosso, a mio modo di vedere, sacrosanto a Petriccione, che è stato comunque assegnato dal VAR. L'arbitro è andato a rivederlo perché il piede era onestamente a martello. Ha fatto male a Demme, che però è rientrato in gara. E come se è rientrato in gara, ma ci arriviamo. Crotone in 10, da lì la partita ha preso una direzione ben precisa, ovvero quella del possesso palla del Napoli prolungato alla ricerca, se trovavi lo spazio, di andare a fare male, e male si è fatto. Altra meraviglia questa sera di un Lorenzo trascinatore, come lo vogliamo vedere noi, trascinatore che con un passaggio che ricordava le combinazioni Insigne Cagliecon, che andava alle spalle dei difensori e la buttava dentro. Intanto finisce 4-0 per il Napoli a Crotone. Diciamo di quelle che furono le giocate che hanno caratterizzato il periodo storico degli ultimi 7-8 anni azzurri, con il taglio di Insigne per Cagliecon che la buttava dentro. In questo caso c'era il Ciuchi Lozano che stoppa la palla e la butta alle spalle di Cordaz per il 2-0. La partita si chiude praticamente qui. Napoli che continua a fare il suo possesso palla, cerca di non crearsi difficoltà, anche se stasera, al di là di una prova positiva, perché parliamo di una prova positiva, un po' di disattenzioni, ma negli appoggi, passaggi a 5 metri sbagliati, imprecisioni, cali di tensione, che però bisogna cercare di evitare, perché poi in partite dove la tensione è più alta, queste finiscono per essere le palle che poi ti mettono in difficoltà. Segnato il secondo gol, qualche cambio per gli azzurri, per far riposare un po' tutti, perché adesso c'è l'Europa, ricordiamocelo. Entrano in campo i nuovi, il ritmo della gara non cambia. Troviamo il terzo gol con una bella combinazione con Mertens che serve fuori dall'area. Demme, Diego Demme, stasera molto positivo, non tanto in fase di impostazione, ma quando c'era da andare a recuperare il pallone, lui era sempre l'uomo che andava a raddoppiare chiunque, che si merita il gol con un bel destro in diagonale che non lascia scampo al portiere del Crotone. 3-0, e nel finale lo abbiamo raccontato in diretta, l'occasione che permette anche al buon Petagna, che ha fatto una prova umile ma onesta, tanto lavoro, tanto gioco di sponda, ha avuto tante occasioni da buttare dentro come le aveva avute in Olanda giovedì, non ci è riuscito. Poi la più facile delle occasioni l'ha buttata dentro per il definitivo 4-0 di questa sera degli azzurri contro il Crotone. Una gara,
senso unico dalla mezz'ora in poi, perché è giusto ricordare la buona mezz'ora prima, la prima mezz'ora molto buona del Crotone, che può far ben sperare Stroppa in vista di un campionato che sarà complicatissimo. 2 punti in 10 partite, bisogna cambiare marcia. Però c'è da dire anche che il Crotone le ha affrontate tutte quante le grandi, quindi adesso probabilmente comincerà veramente il loro campionato alla ricerca di una salvezza che ad oggi è molto molto difficile. Per quanto riguarda noi, raggiungiamo in classifica la Juventus a quota 20 punti, sempre in attesa di capire quello che verrà fuori dal ricorso al CONI presentato nei giorni scorsi dai legali di De Laurentiis, per vedere se ci ridanno il punticino e se ci fanno rigiocare quella partita, ma ne riparleremo più avanti. Adesso atteniamoci ai fatti: 20 sono i punti in classifica del Napoli, a meno 1 dall'Inter e a meno 3 dal Milan, che tra poco scende in campo contro la Sampdoria. Riposo, e si torna in campo giovedì, ufficialmente per la prima volta allo stadio Diego Armando Maradona. Arriva la Real Sociedad, che giocherà stasera alle 21 in campionato, nel tentativo di mantenere la vetta della classifica, anche se, come già avevo anticipato in qualche video, in Spagna ci sono un sacco di partite da recuperare, quindi comunque una classifica non ancora definitiva, ma loro stanno comunque lottando per la testa della classifica, quindi è una squadra da tenere sicuramente in forte considerazione. Giovedì ci si gioca tutto. Ci si gioca tutto per il passaggio del turno. È vero che si hanno 2 risultati su 3, ma è sempre meglio fare un gol in più dell'avversario e portare a casa la vittoria, perché vorrebbe anche dire mantenere il primo posto nel girone, che nei sorteggi, siccome noi di culo non ne abbiamo praticamente mai, è sempre meglio avere una chance di trovare un avversario più morbido rispetto a quella di trovarne uno più duro, se almeno lo puoi fare, visto che comunque le urne a noi ci odiano e questo lo sappiamo. Cerchiamo di darci un'opportunità migliore per quanto riguarda il futuro. Detto questo, amici stracandidi, condividete il video, mettete un bel mi piace. Se non siete ancora iscritti, non capisco come mai non siate ancora iscritti, fatelo, mettete, aggiornate, che cazzo aggiornate? Attivate la campanella per avere tutti gli aggiornamenti. Ci sentiamo nei prossimi giorni per commentare un po' più a freddo la partita di questa sera, con qualche riflessione che ci può venire fuori da una buona serata, da un buon sonno. Vediamo anche quello che succede a livello definitivo alla classifica di Serie A. Non mi resta che augurarvi un buon proseguimento di serata. A presto, amici azzurri. Forza Napoli sempre e alla prossima.